chiesto a Giannetto De Rossi, il truccatore del film, di portare Bob De Niro dai suoi 30 anni ai 45 anni di Alfredo Berlinghieri. È un salto grosso, ma voglio che sia tutto fuori, tutto evidente, il tempo sul volto di Bob. Io ho fatto un film sul tempo, un film che comincia all'inizio di questo secolo, va avanti fino al 45 e ha poi un frammento nel domani, nel futuro. Ma mi rendo conto che il tempo al cinema, l'essenza del tempo al cinema, sono quei pochi secondi che durano in quadratura, pochi secondi in cui la macchina da presa, come diceva Cocteau, filma la morte al lavoro sugli attori. Io dico motore, poi dico azione. La macchina da presa sta registrando 10, 20, 30 secondi di recitazione, forse anche di più, anche un minuto o 10 minuti come faceva Hitchcock. Bene, quando dico stop è passato un certo periodo di tempo. In questo periodo di tempo gli attori davanti alla macchina da presa sono invecchiati, si sono avvicinati in qualche modo alla morte.